La Scorpion Home Video presenta. Rilassati e godi. Blackjack! È incredibile. Come stai, Suri? È proibito parlare all'imputato. Volevo solo una sigaretta. Io non ho fatto proprio niente. Blasta e Maria hanno rotto quella porta. Vi prego, lasciatemi andare! No! Ah! Irka! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Io non ho fatto niente! Che volete da me? Irka! Lasciatemi! Contenta che sia arrivata. Nessun cambiamento? No, sempre uguale. È ancora lucido? Difficile dirlo. Salve, dottore, che ci fa qui? Qualcuno sta male? Che succede? Cos'ha da guardare? Perché mi fissa così? C'è qualcuno che sta male qui? Io sto bene. Per favore, si calmi, signor Bolleman. Sono venuto per controllarle il polso. Lasci perdere. E quindi con un po' di denaro qui e le risposte qui si fa tutto. Rivoluzionario! Merda. Salve. Niente trucchi, eh? Certo che ho la macchina. Ehi. Vattene, stronzo, gira l'arco.
Ehi, aspetta. Ti darò $100. Se proprio vuoi giocare al piccolo regista, sono $300. Non posso crederci. Sarai all'altezza? Oh, non preoccuparti, vedrai. Sono nell'accogliente stanza di un motel e in quel bagno laggiù c'è una magnifica ragazza che si esibirà con me per voi tra qualche minuto. E perciò, amici, restate sintonizzati, lo show sarà molto interessante. Ti sai una cosa? Io so quello che le bambine meritano! Una puttana è stata uccisa, che c'è di nuovo? Voglio un nome, sergente. Un'altra serie di successi. Che cosa cantiamo? Va bene, Gino? Sì, dai, cantiamo tutti insieme. Sì, ci sarebbe il sex home. Here's the season to be jolly, fa la 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 la. Don me now our gay apparel, fa la 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 la. For all the ancient yuletide carols, fa la 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 la. Oh, siete veramente bravi. Proprio bello. Bravi. Su, entrate, vi preparo da voi. Sì, no, grazie, sarà per un'altra volta. Prendete almeno questi biscotti. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Grazie. Che cari questi bambini. Ai due le piace tanto fare gli auguri cantati. Sì, certo. Si sentono i veri protagonisti. Ragazzi, perché non vi unite a noi? Ecco, siamo molto presi da questo passo. No? Chi sono questi due? Non ha alcuna importanza. Vado a controllare il tacchino. Vuoi che ti aiuti, mamma? No, grazie, cara. Tacchino per cena, ragazzi. E anche ragazze. Ah, bene, davvero favoloso. Robby, scommetto che tu e i tuoi compagni non vedete l'ora che sia Natale per mangiare finalmente qualcosa di genuino. Sì, credo di sì. Oh, Katie, tesoro, vuoi mettere a posto quest'ago, per favore? Oh, no, no, non qui. Mettilo nella mia scatola dei fili. Ma certo, nonna. Ah, è un vero tesoro. E si troverà benissimo all'Holy Trinity, non credi, Lloyd? Ah sì, ne sono convinto. Tu cosa ne dici, Robby? Non lo so. Non lo sai? Sei stato lì un intero semestre e non lo sai? Si vede che ha passato tutto il tempo con quella stupida radio. L'Holy Trinity è un'ottima scuola e credo che Katie si troverà molto bene. Ah sì, da lì si esce con una educazione completa. Non è vero? Sì, proprio così. Già. Che ne dite di giocare tutti a Trivial Tibbits, eh? Thank you.
Ehi, Herb, ti decidi a uscire o no? Non ho ancora finito. Sta attento, è storto. Vattene, stronzo! Andiamo, dolcezza, preparati. Cinque. Arte e spettacolo. In scultura, quale parte del corpo viene associata a ficus carica? In scultura? Credo che si tratti di... Forse è meglio lasciar perdere. Aspetta, che cos'era? No, un'altra domanda. Però non è leale. Va bene così, cara. Andiamo. Ma io lo voglio sapere. Non è il caso. Dimmi i nomi dei nipoti di Paperino. Allora, dove cazzo andiamo? A Shaker Heights. A Shaker Heights? Oh, Cristo. È una buona idea, Travis. Tegucigalpa è la capitale di quale paese? Non lo so, mi arrendo. Tegucigalpa. Non devi fare certe cose, Ardis. È solo una macchiolina. Lascia perdere, mamma. Purtroppo non ho più l'agilità di una volta. Avete indovinato? È diventata una vera fatica salire sulle sedie alla mia età. Oh, ma te la cavi ancora egregiamente. Non è vero. Nicaragua? No, aspetta. Comunque è più facile quando si ha il sostegno morale di una famiglia. Ah, Costa Rica! Ne sei sicura? Sì, perfettamente. No, Honduras. Oh, oh, cazzo! C'è nessuno? Ah, sarà Roger con le luci. Oh, volevo proprio dargli il dolce. Volete sentire una barzelletta? Meno male, le hai trovate. Spero che queste ti vadano bene, perché sono le uniche che ho. Mancano solo due lampadine. Perfetto, proprio quelle che volevo. Beh, se la tua gentile metà mi offre un po' del suo famoso dolce di Natale, ti permetterò di tenerle. Mi hai letto nel pensiero, vecchio furfante. Dovrò nasconderlo, altrimenti Bessie non ce lo farà neanche assaggiare. Ti ho già parlato di Bessie, vero? Sì, certo, la vostra nuova domestica di colore. Sì, viene due volte alla settimana. Una ragazza tanto cara. Carissima. Ci costa la bellezza di $800. E il capo gli dice, Farrell, ti sei tolto quei calzini puzzolenti che hai addosso da due settimane? E Farrell risponde, certo che li ho tolti, capo. E mentre tira fuori i calzini dalla tasca gli dice, guardi. Sapete che è stato un prete a raccontarvela? Ve lo immaginate? Molto divertente, nonna. Oh, non dite ai vostri genitori che ve l'ho raccontata. E per l'amor del cielo, Katie, non ripeterla a nessuno. Rischieresti di non poter neanche entrare all'Holy Trinity. Non ti preoccupare, nonna, non lo racconterò a nessuno. Oh, cielo, devo andare alla toilette. Katie, vuoi continuare tu al mio posto? Buon Natale! Verrete alla messa di mezzanotte? Oh no, non credo, Roger, ci andremo domattina. Non ve ne dimenticate o andrete dritti filati all'inferno. Ciao, buon Natale. Che tipo di casa dici? In stile georgiano. Cazzo, sono tutte in stile georgiano. Che ne dici di quello? Quella è stile Tudor. Stile Tudor, stile georgiano, per me sono tutte uguali. Mi sto annoiando, Travis. Robby, a te piace Holy Trinity? Sì, certo. No, dico sul serio. Che ti succede, Katie? Non ci vuoi più andare? Sei già stata ammessa, non è vero? Sì. Beh, è un'ottima scuola. Sì, ma non capisco perché devo andarci solo perché c'è andata tutta la famiglia. Mamma e papà ci tengono tanto, non puoi deluderle. Di cosa hai paura, Katie?
Ehi, io ci sono andato e sono ancora vivo, no? Però è bello essere di nuovo tutti insieme, vero? Eh sì, è fantastico. Erano 3 anni che non vedevamo Ted per Natale. Mi chiedo se non sia il caso che tu parli con tua madre. Riguardo a cosa? Sai, fa sempre un sacco di allusioni sul fatto di volersi trasferire qui da noi. Oh, non credo che lei... No, caro, guarda, dovresti proprio chiarire la cosa. Ma no, puoi stare tranquilla. Ehi, abbiamo girato tutto il quartiere. Non c'è una casa come quella. Eccolo lì. Usciamo di qui, Travis. Rira? Che ne dici? Appena vedranno il colore della mia faccia, chiameranno tutto l'esercito. Fermati qui. Eh? È questa? È ora di togliere il gioco, così potrò apparecchiare per la cena. Portatelo in un'altra stanza, ragazzi. Io vado un po' alla radiotrasmittente. Posso venire con te? Certo. Si cena tra mezz'ora. Credevo che la radiotrasmittente fosse a scuola. L'apparecchio nuovo è a scuola, ma quello vecchio è sempre qui. Porca vacca, 2 apparecchi! È quasi ora che la smetta, non credi? Non è un hobby che si lascia col crescere. Sai, Ted, non siamo ancora riusciti a parlare. Sono cose che succedono. Come ti trovi a Cincinnati? Boh. I furfanti ti stanno trattando bene? Sì, non mi lamento. Forse avrò presto un aumento. Bene, congratulazioni. Immagino che tu sia uno degli scapoli più ambiti di Cincinnati. Oh, no. E sa quante belle ragazze suonano sempre alla tua porta, eh? No. Ah, sembra di essere alla stazione centrale. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, molto carino. Grazie. Siamo della congregazione presbiteriana di Beechwood. Noi volevamo solo augurare a lei e alla sua famiglia un felice Natale. Ah, certo, presenterò. Grazie. Buon Natale anche a voi. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Grazie. Chi era? Un gruppo religioso di Beechwood. Chiamo CQ. Chiamo CQ. Qui WBZ. Chiamo tutti nel raggio di 20 metri. CQ, CQ. Qui parla WBZ. Ripeto, William Victor Becker Zebra. Chiama CQ. Sembra che non ci sia nessuno. Già, è la vigilia di Natale. CQ, CQ, CQ. Cosa sono queste? Carte QCL. Quando hai parlato con qualcuno te ne mandano una. Wow, hai parlato con tutta questa gente. WBZ, chiama CQ. Fairbanks, Città del Messico, Guam. Ah, smettila, Katie, metti tutto in disordine. È così che passi il tempo a scuola? Non sempre. Hai tanti amici a Holy Trinity? Hai solo questi, eh? Mi aiuti ad apparecchiare la tavola, caro? Oh, no. Vado io. Signore, mi dispiace veramente disturbarla di nuovo, ma... la nostra macchina non riesce a partire, sa... Credo sia il motorino d'avviamento. Non vorrei sembrare invadente, ma potrei usare il suo telefono per chiamare il carro attrezzi, per favore. Certo, si accomodi. Come dicono certi miei amici, molto obbligato. Ah, già, è in cucina, a destra, dopo la sala da pranzo, in fondo al corridoio. Lo so. Eh? Grazie. Fa un freddo cane, eh? Ah, certo. Salve, signora. Salve. Cosa deve rappresentare? Una specie di paesaggio fluviale. Almeno credo. Cos'è successo?
Un guasto alla macchina, sta chiamando il carro attrezzi. E non poteva chiamare dalla stazione di servizio? Oh, no, a quest'ora è già chiusa. Oh. Non è leale, papà. Eh? Non devi guardare la fotografia. Che c'è, Rira? Fa freddo, ecco che c'è. Bene, tutto a posto. Verranno fra una quarantina di minuti. Santo cielo. Già, ma sa com'è? È la vigilia di Natale. Il personale è ridotto. Beh, credo proprio che gli anziani dovranno aspettare. Grazie ancora, signore. Grazie mille. Che Dio la benedica. Già, quali anziani? Oh, ecco, noi volevamo fare un salto alla casa di riposo Tidwell a Cleveland Heights. Beh, sarà per l'anno prossimo. Signore, signora. Ma avete intenzione di aspettare qui fuori? Oh, no. Fa veramente troppo, troppo freddo. Staremo nell'auto. Ma non mi sembra il caso. Perché non porta qui i suoi amici? Se non altro starete al calduccio. Noi non vorremmo disturbare. Oh, sciocchezze. Perché dovete star fuori a congelare? Davvero, non vogliamo disturbare. Ma su, andiamo, è la vigilia di Natale. Vi preparo un bel ponce caldo, eh? Ah, beh, su, via. Li vada a chiamare. Mi ha proprio convinto. Torno subito. Tesoro, la cena è pronta tra 20 minuti. Oh, non puoi aspettare ancora un po', Chiara. Ma perché? Che ne è del tuo spirito natalizio? Non so dirle quanto le siamo grati, signore. A proposito, mi chiamo Travis Flynn Fame McGillicuddy. Sì, Lloyd Whitmore. E questa è mia moglie Carol. Piacere di conoscerla. Lloyd, devo dirle che lei è un uomo fortunato. Vorrei presentarle i miei amici. Lui è Earl Steinschmelzburger. Molto piacere. Leonard Boninsky. Salve, come va? Lucy... Molto lieta. Piacere di conoscerla. E questo è il nostro figlio Ted. Piacere di conoscerti. Ted, non lo trovi un po' infantile come gioco? Perché non vi accomodate? Io intanto vado di là a preparare il punch. Accetto molto volentieri, Lloyd. Posso prendere i vostri cappotti? Ok, però il mio lo rivoglio indietro. Sì, sì. Ehi, questa è una casa fantastica, non è vero, Earl? Sì. La casa è lo specchio del cuore, è quello che dico sempre. Bell'albero. Oh, grazie. Le fa lei tutte queste decorazioni? No, sono del Marco. Oh, cazzo. Avete niente dei Ram DMC? Oh, andiamo, Leonard, non essere scortese. Perché non ti siedi così possiamo chiacchierare con questa brava gente? Oh, sì, certo. La cosa mi procurerà un immenso piacere. Lloyd mi ha detto che fate parte di una chiesa. Sì, esatto. La chiesa metodista di Beechwood. Siamo membri dell'FDIC. Ma prima non avevi detto che era la chiesa presbiteriana? Presbiteriana? Ma te lo immagini, Earl? No, siamo luterani convinti. Mamma! Abbiamo ancora quel... salve. Questa è mia figlia Katie e lui è mio figlio Robby. Loro sono... correggetemi se sbaglio. Lucy. Esatto. Earl. Esatto. E Leonard. Scusate, ma non ricordo i vostri cognomi. Non fa niente, neanche noi. E lui... Travis. Come va, amica? Bene. Ne sono felice. Katie.
Sai, il pane bianco è una cosa deliziosa e sogno sempre di affondarci i miei denti. Caroline, so che morirei se non assaggiassi una di queste invitanti tartine. Celestiale. Provane una, Lucy. No, sto a dieta. Allora, tu cosa fai, Ted? Io sono contabile. No, non posso crederci. Lo sai che il nostro Earl è addirittura il vicepresidente della ditta Bupicito McCrapper? Oh, ma davvero? Scommetto che il tuo è un lavoro eccitante, vero? Oh. Io no. Mi eccito solo a pensarci. E voi di cosa vi occupate? Beh, Caroline, possiamo definirci un gruppo molto eclettico. Leonard, ad esempio, è un procacciatore d'affari. Oh, e che genere di affari, Leonard? Soprattutto donne. Vestiti, abiti da uomo, TV, impianti stereo, gioielli. Tutto per la stessa società. Lavoriamo in quasi tutti i settori. Ah. E invece Lucy... indovinate qual è il suo lavoro? Diglielo, Lucy. Sono analista contabile. Ed è certamente la migliore. Lasciate che ve lo dica. Avete mai avuto un sistema da analizzare? Ehi, con lei è fatta. Non ti senti bene? Credo che tu debba fare una passeggiatina in bagno. Cosa ne pensi, Earl? Dove si trova? Nell'ingresso a destra. Bene, ecco fatto. Il miglior punch di tutto lo stato dell'Ohio. Ah, finalmente. Allora, Lloyd, tu che lavoro fai? Sono ingegnere. Ehi! No, non in quel ramo. Mi occupo di edilizia. Per chi lavori? Sono in società con Barton e Weiss. In società? Scommetto che alzerai un bel po' di centoni. Beh, non mi posso lamentare. Ma quanto guadagni? Abbastanza per tirare avanti. No, volevo dire in cifre. Lloyd, ti spiacerebbe darmi una mano in cucina? Vengo. Serve aiuto? No, grazie. Lloyd, manda via quella gente da casa mia. Ok, però calmati un attimo. Hanno in mente qualcosa. Lloyd, ho un brutto presentimento. Se avevano in mente qualcosa, non credi che lo avrebbero già attuato? Oh, sì. Fa qualcosa. Ce l'avete un altro cesso? Eh? Ah, sì, sì, è di sopra. Mille grazie. Questa musica è uno strazio. Senti una cosa, telefoniamo a Rog e gli diciamo di fare un salto qui, poi tornerà a casa, ci chiamerà e ci dirà cosa ne pensa. Eh? D'accordo. Caroline, non so cosa tu stia cucinando, ma un odorino davvero delizioso. Ho ragione, Ted, ho ragione? Certo. Yeah! Oh,
Santo cielo! Che ci volete fare? È molto difficile farlo star zitto una volta che è di buon umore. Piantala, Ern. Senta, io stavo pensando, invece di aspettare qui il carro attrezzi che potrebbe arrivare chissà a che ora della notte, potrei darvi io un passaggio a casa e poi la macchina verrete a prenderla domani. Oh, ma è un tale disturbo. Niente affatto, per me è un piacere, ci mancherebbe. Ma mi sembra eccessivo. Nel modo più assoluto, è il mio regalo di Natale, d'accordo? Ok, Lloyd, ci siamo trattenuti troppo a lungo. Vado a chiamare un taxi. No, temo che non possa farlo. E perché? A quanto pare il nostro apparecchio è guasto. Davvero? Mm-hmm. Ma se l'ho usato io circa un quarto d'ora fa. Che non cerchi un'altra stazione alla radio? Oh, vedo che abbiamo... Oh, salve, nonnina, io mi chiamo Erna. Molto lieta, io sono... No, Artis. Non sono un artista. Non ci faccia caso, è un idiota. Io sono Lucy. Oh, salve. E lui è... Travis. Stai bene, nonna? Sì. Ne è sicura? Mi sembra un po' pallida. No, no, pensavo solo che... Sto benissimo. Bene, credo che sia arrivato il momento di andar via. Io prendo i cappotti. Vorrei farvi una domanda, se non vi dispiace. Grazie. A quale congregazione appartenete? Sarebbe a dire di che fede siete. Siamo cattolici. Ah, cattolici. Avete mai avuto un'esperienza religiosa così... intensa, così profonda, che sapevate che avrebbe cambiato per sempre le vostre vite? Cosa vuol dire? Mi riferisco, Caroline, all'uomo. Sto parlando della comunicazione con l'uomo. Credo sia meglio andare. Per favore, non interrompere il mio discorso, Lloyd. Avete mai avuto una tale esperienza? Io sì. Ah, Ted, ho dimenticato di riprendere il tavolo che abbiamo prestato ai McKay's. E ti dispiace fare un salto da loro? Mi serve questa sera per la cena. Vado, mamma. Posso passare? Certo. Oh, mio Dio. Sentite, voglio sinceramente scusarmi con voi tutti, brava gente. Siamo stati degli idioti e dei maleducati. Ti prego, vuoi perdonarci? Certo. Grazie, Lloyd. Sul serio. Sai, se potessi pensare a un modo... Ah, lasciamo stare. Dovremmo stare qui almeno un'altra mezz'ora e siamo tutti piuttosto affamati, non è vero, ragazzi? Puoi dirlo come? Esatto, perciò mi dicevo, perché non ci sediamo a tavola, spezziamo il pane insieme o quello che avete, e poi, certo, se il carro attrezzi non fosse arrivato, accetteremo la gentile offerta di Lloyd. Che ne pensate? Ma io...
Non lo so. Ma saremo solo più stretti a tavola, vero, Caroline? Lloyd, ti rendi conto che ci stanno rovinando il cenone di Natale? Mi spiace molto. Ok, Rira, tu ti metterai lì. Cazzo, non mi piace stare al centro, Travis. Attento, cosa? Rovesci il piatto. Erla, tu ti cos'è siederai questa lì. Questa merda gialla? Lloyd, a capotavola, è chiaro. Caroline, tu starai vicino a lui. Ma perché mi stai fissando, nonna? Siediti da questa parte. Ah, i due giovanotti, Ted laggiù e Robby qui. Io starò a questo capo del tavolo. Ehi, guarda questa roba, ne assaggi giù. E questa è la mia salsa di mirtilli. Ok. Ok, ora siamo a posto. Ah, sì. Questa è quella che io definisco una vera riunione familiare. Ehi, Travis. Sì, Lucy? Io non so dove sedermi. Ok, adesso vediamo. Robby, alzati un attimo. Non muoverti, nonna. Ted, in piedi. No, siediti. No, aspetta. Tutti in piedi! Su, andiamo. Earl, Rira, scambiatevi di posto. No, lo stavo tanto bene. Caroline e Ted, anche voi. Nonna, che cosa fai? No, tu resta seduta. Bene, ecco così, ok. Ora siamo a posto, è tutto sistemato. Dove eravamo rimasti? Travis? Sì? Ora è lui che non sa dove sedersi. Beh, questa sì che è dura. Prenderò un'altra sedia. Siediti, Lloyd. Sapete cosa penso? Penso che ci serve un'altra sedia. Leonard, perché non vai di là a prendere un'altra sedia? Vado subito, capo. Credo che tutti voi... Earl? Vuoi aspettare anche gli altri? Sputalo, Earl. Allora, credo che sia doveroso iniziare questo piacevole simposio con due parole di ringraziamento al grande capo. Perciò, visto che Lloyd è il nostro anfitrione, mi pare giusto che sia lui a portarci sulla via della luce. Spetta a te, visto che sei tu a condurre lo spettacolo. No, Lloyd, è compito tuo. Su, avanti. Oh, Signore, ti rendiamo grazie per quello che stiamo per ricevere. Benedici la nostra famiglia per Cristo nostro Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Tutte stronzate, mangiamo. Scusate. Non so come siete abituati a parlare a casa vostra, ma per adesso siete ospiti nella nostra. E noi non approviamo questo tipo di linguaggio alla nostra tavola. Vaffanculo, stronza! Earl, un po' di educazione, ti prego. Non alle nostre più umili scuse. Non è vero, ragazzi? Oh, fermi tutti, giù le posate. Abbiamo dimenticato il brindisi di Natale. Avete tutti il vino? Sì, io ce l'ho. Anch'io. Katie, dov'è il tuo? Io sono troppo giovane. Oh, ma che sciocchezze, è Natale. Se non puoi berne un sorso durante le feste, che feste sono? Devo chiederlo ai miei genitori. Ehi, fallo per me. Ok, in alto i calici, amici. Propongo un brindisi. Alla famiglia Whitmore. Non pensavamo certo di incontrare delle persone così squisite e gentili. Nessuno inviterebbe a casa sua quattro selvaggi come noi e dividerebbe la cena di Natale senza mai lamentarsi. Questo è il vero significato della carità cristiana. Beh, ammetto che questa sera ho oltrepassato certi limiti con certe mie affermazioni, ma vorrei aggiungere una cosa che sento con il cuore. Voi siete davvero i migliori. Che Dio vi benedica e buon Natale. Cin cin. Prosit. Ah,
Ehi, tu, dannato figlio di puttana! Ehi, stronzo! Ti romperò la tua faccia di merda! Provaci, Montanaro, figlio di 10 padri! Ti faccio vedere io! Ah, sì? Su, andiamo, ti aspetti! Ah, sì! Zitti voi due! Credi di essere un duro, eh? Ti insegnerò un paio di cose. Ho detto basta, Earl! Ah, è così? Stai sempre dalla parte sua, ecco! Siediti! Sapete, faccio i salti mortali per insegnare loro le buone maniere. È meglio che adesso ve ne andiate. E perché mai, Lloyd? Vi siete divertiti. Non c'è alcun motivo per creare problemi, perciò vi prego di andar via adesso. L'auto è fuori uso. Dove possiamo andare? Ve lo sto chiedendo gentilmente. Per favore, andatevene. Oh, Lloyd. Non è mica così semplice. Sentite, devo farvi una confessione. Ricordate quando vi ho detto di aver avuto una profonda esperienza religiosa? Beh, era falso. Più o meno. Esattamente alle 3 di questa mattina, io ho fatto un sogno. No, era diverso. Era una visione. Ho visto quello che sarebbe successo in questa casa. Prima abbiamo gustato un'ottima cena, proprio come questa. Poi ci siamo scambiati i doni. E poi c'è stata come un'ondata di energia. Era più intensa di un'estasi. Si diffondeva dal mio corpo in mille bagliori. E proprio allora i cieli si sono aperti e c'è stata una luce intensa, accecante. E io fluttuavo verso quella luce. Sentivo gli angeli cantare. E le stelle roteavano tutto intorno. Volavo. E quando aprii gli occhi, io mi ritrovai lì, faccia a faccia, proprio con lui. Perciò, questa sera, miei cari, sta per avverarsi il disegno divino che mi fu predetto in sogno. L'ascensione di Travis Wheat. Osanna in excelsis. Per favore, dica di smetterla. Dimmi dove l'hai presa. Oh, l'ha trovata Leonard di sopra. Sai, questo è proprio un bel giocattolo, Lloyd. Ma francamente tu non mi sembri il tipo che sa usare la pistola. Quella era la pistola di mio padre, ridammela. La tieni in perfetto ordine, eh? Sentite, volete dirmi che cosa volete? Volete i nostri soldi, volete i gioielli. La pistola, tenetela. Basta che ve ne andiate e ci lasciate in pace. Lloyd, per favore. Esco un attimo, cara. Dove vai? Riporto il tavolo ai Whitmore. La cena è quasi pronta. Ci sto solo 2 secondi. L'ho presa. Guarda che bello. Oh, che bello, come mi diverto. Oh, che bel maglione. È carino, vero? Oh. Qui c'è scritto... Oh, che pensiero gentile. Caspita, ragazzi, questo sì che è un regalo. Ah, pare che abbiano gente. Oh, sì, questa mi piace proprio. Adesso la mia vita è completa. Buon Natale, amore. Ehi, Rira! Ehi, Rira! Non sembro Indiana Jones? Sembri solo un povero barbone. Fatto. Ehi, solo un'altra, eh? Su, sta fermo.
Ecco fatto. Così, così. Adesso tocca a te. Paga. Ancora una. Basta, mi sono dai, rotto. Ti aspetti. Ma quante ne vuoi? Fermo, sta fermo. Sì, sì, va bene, fatto. Sta fermo. Sì, così. Basta, mi hai rotto. No, adesso aspetta voglio una foto io. Aspetta un attimo, stanno esagerando. Erla, sta zitto. Rira. Questo dovrebbe essere uno scambio di regali. Forza, divideteli anche con gli altri. Katie. Buon Natale. Ted. Ecco fatto. Questo è per te. E questo è per te, amico. Hare Krishna. Hare Krishna. No, così non si fa. Bene, ci vuole un po' di movimento. Earl, spegni quella luce e anche quella. Subito, Rira, spegni quelle due. Ok, capo. Lucy, puoi accendere le candele? Certo. Lucy. Ok, voi Whitmore, ora venite tutti qui. Avanti, c'è un appuntamento da rispettare. Che cosa hai intenzione di fare? La storia. Forza, gente, vi piacerà. Bene, adesso formate tutti un circolo. Così, perfetto. Ok, e adesso mettetevi tutti in ginocchio. Ho detto tutti in ginocchio. Per questo sarà punito con l'inferno. Nonna, stiamo per ricevere la visita del generale supremo. Credo che ti convenga stare in ginocchio. Ok, e voi ragazzi, a posto. In ginocchio anche noi. No, seduti. Lucy, ma al che centro. Cazzate questa? Io voglio stare devi qui. Devi stare al centro. E io dove mi qui. Siedo? Oh. Sì. 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 Era proprio così. Stiamo per... Ascoltate. Lo sentite? È il coro. Lui ci sta aspettando. Ah, ci dobbiamo sbrigare. Bene, ragazzi, ora applaudite. Così. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Ok, voi Whitmore dovete cantare. Avanti, gente. Bene, con più entusiasmo. Applaudite, applaudite, applaudite. Bene, così. Siamo tutti pronti a ricevervi, grande capo. I cieli si aprono, sgorga una luce accecante, gli angeli cantano le tue lodi, le stelle rotano in 100 vortici ed ecco io sto ascendendo al cielo! Oh. Non sono sceso. Qualcosa non va. Dovrebbe esserci una buona dose di estasi. Io... Che ne dici di una dose di cianuro? Ti diverte tanto la mia ascensione, Earl? Oh, no, capo. Che cos'è? L'energia mi attraversava. Un fulmine. L'energia di Whitmore. Mi trapassa. Ah, gente, ma come ho potuto essere così sciocco? Lloyd, alzati. Sarai tu a farlo. Tu mi manderai dove devo andare. Io? Era nel sogno. Quella dose di energia veniva da te. Forza, amico. Ehi, Travis. Muoviti, Lloyd.
Sei per caso diventato matto, Travis? Vuoi premere quel dannato grilletto? Bene, mani in alto! Tutti quanti! Oh, Cristo! Cristo santo! Allontanatevi! Perfetto, papà, li hai in pugno. Lloyd, vuoi smetterla di giocare? Devi solo premere il grilletto. Anche tu, vai lì con loro! Scusami tanto, capo. Puoi aspettare soltanto un minuto? Stai indietro, tu! Lloyd, premi il grilletto. Avete esattamente 3 secondi per andarvene di qui. 1, 2... Ora è tutto finito. Lloyd. Ma se non eri tu, perché non me l'hai detto subito? Allora, chi è tra di voi? Eh? Andiamo, lo so che è uno di voi, gente. È incredibile. È davvero fantastico, no? D'accordo. Io non volevo farlo. Ma a questo punto è inevitabile. Tutti al piano di sotto. Forza! 1, 2, 3, forza! Muovetevi! Tutti quanti! Via! Tutti quanti al piano di sotto, via! Al piano di sotto! E vai, in fila! Via! Al piano di sotto! Andiamo tutti al piano di sotto! Ehi, ti sei bevuto il cervello? Rilassati, era scarica. Che cosa? Fa vedere. Travis, a volte mi sembra di non conoscerti. Mandami Ted. Forza, muovete le chiappine, avanti, non fatevi aspettare. Avanti. Leva le tue sudice mani di dosso, piccola vagabonda. Che no, forza che gli ti rugnosi. Tutti in fila per essere marchiati. Piantala, Air. Tu, Ted, sei desiderato di sopra. Perché? Una sorpresa. Avanti, muovi il culo. Non ti preoccupare, ti proteggerò io. Voi state pure comodi. Ehi, voi due, ragazzi, sentite. C'è una cosa che non sapete. Abbiamo invitato alcuni amici per questa sera e dovrebbero essere qui a momenti. Certo. Smettila di dire stronzate, amico. No, dico amico. Sul serio. La vigilia di Natale invitiamo sempre degli amici. È una vecchia abitudine. Io non ti piaccio, vero? È così, lo sento. Avanti, sii sincero. Ma ad ogni modo... Non mi piaci neanche tu. L'ho capito appena sono entrato in questa casa. C'era qualcosa... di molto strano. Sentivo il pericolo. Sai, come quando King Kong capì che Godzilla era in città. Quella rivalità istintiva che c'è tra due maschi in un branco. E non credere che non abbia notato che guardi sempre la mia donna. Non è vero, Lucy? Non lo posso negare. Non lo può negare. Di norma lo considererei un invito a romperti la faccia. Ma sai una cosa? Credo che il grande capo ci abbia fatti naturali avversari per uno scopo. Io sono convinto che lui abbia scelto proprio te come colui che premerà il grilletto. Perché non prendete tutto quello che volete e non ve ne andate? Lo vedi anche tu, metti in dubbio la mia parola. Adesso dimmi, Ted, sei o no il prescelto? Io non voglio fare del male a nessuno. Cristo santo! Adesso farò tornare tutti qui. Metterò nel tuo pugno tremante questa pistola e tu mi farai salire su quella scala dorata. Vero? Bugiardo. Forse ti ho giudicato male, Ted. Forse, tutto sommato, tu non sei un duro. Mi hai veramente deluso, amico. Sei un rammollito. Lucy, portalo in camera sua. Vieni, idiota. Ted, se fai tanto di darle fastidio col tuo fringuellino, dopo ce la vedremo io e te. D'accordo?
Bye. Vi avverto che uno dei nostri invitati è il capo della polizia, Doremos. Vorrei tanto poterti credere, Lloyd. Sentite, ragazzi, vi sto dicendo questo perché, a differenza del vostro amico là sopra, che mi sembra decisamente suonato, voi siete delle persone razionali, intelligenti, e perciò non vedo per quale motivo voi dovete... Parli troppo, amico. Levati dalle palle. A chiunque sia in ascolto, a chiunque sia... Ehi! Dovresti attaccare la spina, idiota. Ma per chi mi hai preso? Per un deficiente, forse? O la faccia di uno che si fa prendere per il culo da te e io? No. Sul naso, Earl. Colpiscilo sul naso. Tu sei convinto che io sia il povero scemo della compagnia? E vuoi sapere una cosa? Hai ragione. Eccolo, Earl, lo scemo! Avanti, dai, adesso fallo a me, avanti, forza, fammi vedere, su! Dai, colpiscimi, ragazzo! Lo lasci stare, non ha intenzione di fare a pugni! Colpiscilo, Robby! Sì, sì, l'hai sentita? Dai, colpiscimi, che aspetti? Sei un porco! Ma che razza di linguaggio! Come ti senti, Robby? Cristo, ma che ci trovi di divertente, quel ragazzo? Ma che gli ha fatto niente? È stato lui a provocarmi! Ti ha mai detto nessuno che sei un troglodita microcefalico? Sì, tu vai a farti fottere, Rira! Cazzo, stavo solo scherzando! Non volevo fargli niente! Beh, lascialo in pace, ok? Vaffanculo! Che te ne pare? È di mia madre. Lo so, non aver paura, non la prendo. Senti, non so cosa vogliate da noi, ma avete già fatto abbastanza. Non potete lasciarci in pace. Mi trovi attraente, Ted. Cosa vuoi dire? Come che cosa voglio dire? Trovi che abbia un bel viso? Ho delle belle gambe. Ti piace il mio seno? Oh... Che ne dici del mio sedere? Sei davvero carina. Allora perché ti vuoi liberare di me? Hai un bel destro, potevi stenderlo. Non sono uno che litiga, non è una cosa che insegnano Holy Trinity. Però 2 anni fa lo avresti fatto. Dico sul serio. Avevi più grinta o qualcosa del genere. Invece adesso è come se ti chiudessi nel tuo guscio. Ti ha fatto proprio bene frequentare quella scuola. Oh, Katie! È vero. È successo lo stesso a Ted. E adesso toccherà anche a me. Vado su e giù, vado su e giù, così, vado su... Oh. Lo sai, ogni tanto Travis se ne esce con qualcuna delle sue stranezze. Noi lo lasciamo stare. Non fa del male a nessuno. Deve solo evadere dal sistema. Ok, ma... Perché noi, ecco, non poteva scegliere qualcun altro? Cosa stai facendo? Ted, voglio mettermi sotto le coperte e stringere il tuo corpo forte e muscoloso e fare l'amore con te. Proprio adesso? Mm-hmm. E non pensi al tuo ragazzo? Travis? È un coglione. È capace solo di parlare. Io voglio un vero uomo. Cristo, Ted, ma che cosa sei? Un invertito? No. Non mi dirai che prima d'ora non hai fatto all'amore. Ok, tigre. Andiamo a scuola. Uh-huh.
Tan, ta dan, tan. Sai, se non dovessi andare all'Holy Trinity, vorrei tanto diventare una ballerina. Una ballerina? Di danza classica? No, vorrei andare a New York. Lavorare in qualche musical. Conoscere tanta gente. Non sapere mai cosa accadrà il giorno dopo. Sarebbe una cosa fantastica. Ma non credo che mamma e papà sarebbero d'accordo. E invece tu? Non ti piacerebbe fare qualcos'altro? Beh, mi interessa la fisica nucleare. Eh? Sì, fare esperimenti sui neutrini. Dai, Robby! È fantastico! Stare in un grande laboratorio sotterraneo, massimo silenzio e isolamento perfetto. Fare qualche scoperta veramente sensazionale. Dare un contributo alla scienza. Pensaci. Potrei anche vincere un Nobel se facessi una scoperta sui neutrini. Oggi non se ne sa quasi niente, neanche se hanno una massa. Se si sapesse questo, potremmo conoscere meglio il destino dell'universo. Non ti sentiresti solo nel tuo laboratorio? Oh no, sarebbe meraviglioso. Solo io e l'immensità del cosmo. Vomitare altrove! Cristo, che cosa? Oh, agli ordini, capo! Andiamo, ragazzo. Adesso andiamo a divertirci un po', eh? Dov'è Ted? Rilassati, Lloyd. È in buone mani. Ehi, Travis. Sono stanco di queste stronzate. Facciamo il nostro lavoro e andiamo via. Quale lavoro? Andiamo, amico. Siediti, Lloyd, mi rendi nervoso. Ma perché perdi il tuo tempo con quella gente? Che cosa ne ricavi di buono da loro? Ti ho detto di sederti. Sei più intelligente e più sensibile dei tuoi compagni. Perché mai accetti di prendere ordini da Travis? Guarda che questi non sono affari tuoi. Lui è uno che ci sa fare. Porta le ragazze, facciamo quello che vogliamo e ci divertiamo. Allora? Ma non hai bisogno di lui. Dovresti capirlo da questo solo. Questo lo so già. Potresti impiegare meglio la tua vita. Potrei darti un lavoro nella nostra società. Senti, Lloyd, mi sono laureato in lettere nel Michigan. Mio padre è presidente di una banca. Passa i suoi giorni sulla spiaggia di St. Clair. Ho lasciato quella vita perché ero stanco del falso perbenismo dell'alta borghesia. E poi? Lo sai a quale scuola ho imparato a parlare così? A quella della strada. Lì c'è la realtà. Non chiedermi di scambiare la mia vita con quella di un idiota in cravatta come te. E adesso va laggiù a sederti e smettila di rompermi. Vedi, ho il vago sospetto che tu sia il ragazzo che deve compiere la missione divina. Ma francamente mi chiedo se sei abbastanza uomo per farlo. Col cazzo, Travis, non è neanche capace di darmi uno schiaffo in faccia. Quanti anni hai, Robin? 19. 19? Già maggiorenne, allora. Dovresti essere al massimo del vigore. Lo sai che nei Marines arruolano ragazzi che hanno solo 19 anni? Che cosa ne pensi, Robby? Riusciresti a diventare un bravo Marine? Non lo so. Alzati in piedi, pezzo di merda! Ho detto alzati in piedi! Muoviti. Noi non siamo dei rammolliti, stronzo, siamo dei Marines! E se ti dico di saltare, tu salti, capito? Sì. Sì, cosa? Sì, non signore. Riesco a sentirti! Sì, signore! Quanti giocatori in una partita di polo? Cosa?
Troppo lento, fa 10 flessioni. Forza, forza, muoviti, 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 muoviti! E queste tu le chiami flessioni? Non sei un pappamolla della guardia costiera, stronzo, sei un marino! Avanti, batti con le mani per terra! Benissimo. Come osa? Come osa entrare in casa nostra e ridurci in questo stato? Non te la prendere, mamma. Non lo posso accettare, lo rifiuto. Non farti prendere in giro da lui, Lloyd, me lo devi promettere. Ma di cosa stai parlando? Certo che non mi farò prendere in giro. Lo spero di cuore. È pieno di polvere qui. Cinque. Sei. Merda, è già stato. Sette. 8, 9, 10, i piedi. Qual è la capitale del Manitoba? Troppo lento, altre 10. Oh, questa volta non ce la farà, vedrai. Cielo, com'è ridotta la nostra gioventù. 3. Che ti succede, pezzo di merda? Non vai avanti? Non ci riesco. In piedi. In piedi. Adesso rispondi al grido. La vittoria? Sempre. La vittoria? Sempre. La vittoria? Sempre. Ce l'hai fatta, Whitemore! Adesso tu sei un marine. Ora che sei un uomo, ti comporterai da uomo? Come non detto. Earl, portalo in camera. Andiamo, fratellino. Sei stato in gamba. Era tempo. Davide, è domani. Andiamo, ragazzo. No, Lloyd, vorrei sapere perché gli hai ridato la pistola. Cosa avrei dovuto fare, secondo qualsiasi te? Cosa, ma mai la pistola. Allora dovevo sparargli, forse? Questo non lo so. Io l'avrei fatto, di certo. Io non gliel'avrei ridata. E poi non dovevi far entrare uno sconosciuto in casa nostra per nessun motivo. Ma perché diavolo continui a discutere? Ormai è stato fatto. Ascolta, signorina, hai già parecchie cose da raccontare al tuo confessore sul tuo comportamento e sul tuo modo di esprimerti. Non lo dimenticare. Cosa? Oh, non fare l'innocente. Di cosa stai parlando? Oh, gli lanciavi certe occhiate languide, non facevi altro che incoraggiarlo. Santo cielo, basta! Mamma! Ho detto basta. Queste sono tutte stronzate. Katie, attenta a come parli. Va bene, d'accordo. Non dire più brutte parole e cerca di calmarti. È l'età, le passerà col crescere. È quello che mi auguro. Non mi deve passare un bel niente. Invece io dico di sì. E invece no! Non potete impormi il vostro stupido modello di vita. Katie, ma che ti succede? Non vi permetterò di trasformarmi in un essere perdente come Ted o anche come Robby. Non voglio! Moriremo tutti, papà. Certo. Sì, prima o poi. Non vogliamo trasformarti in una perdente. So che non volete farlo. E cos'è che dovremmo fare? Vorrei solo che mi chiedeste cosa ne penso prima di fare dei progetti sulla mia vita. Tutto qui. Progetti? Sì. Come farmi andare all'Holy Trinity. Non avete mai pensato che forse non ho nessuna voglia di andarci? Non vuoi? Beh, allora non sarai costretta a farlo. Comunque non è solo l'Holy Trinity, papà, è tutto. A volte penso che ci avete educati solo per andare in chiesa e al country club. Io voglio saltare e urlare alle partite. Voglio cantare negli ascensori. Voglio fare il bagno nel lago a mezzanotte. Voglio solo vivere come un essere umano.
E non come una bambola perfetta, ma priva di vita. Noi vogliamo solo il meglio per te. E facciamo tutto il possibile. Lo so. Bravi, bravi. Questo è meglio di Dynasty. Mi piace la gente che sa affrontare la realtà. Dove sono i miei figli? Calmati, Lloyd, ti ripeto che stanno bene. Perché dovremmo crederle? Fa come vuoi. Vieni, Katie, tocca a te. Resta lì, Katie. Ti prego, Lloyd, non complicare le cose. Andiamo. Voglio prima vedere come stanno Ted e Robby. Perché non ti siedi lì con gli altri, papà? Non mi sembri molto furbo, eh? Può anche trascinarci nel fango se vuole, ma prima c'è una cosa che deve sapere, signore. Per portar fuori quella ragazza dovrà passare sul mio cadavere. Sei tu. Voi siete solo dei grossi sporcaccioni. Lasciala stare, bastardo! Katie, torna qui! Va tutto bene, davvero. Non vi preoccupate. Come ti senti, Ardis? Bene. Cosa volevi dire con sei tu? Niente. Lo avevi già incontrato? No, è impossibile. No. Che ne pensi? Devo dirti una cosa, Ted. Non mi aspettavo tutto questo da te, mi capisci? Ma lo devo ammettere, sei un vero puro sangue. Sì. Senti, paragonato a Travis, sei tutta un'altra cosa. Sì, certo, è tanto caro, ma nient'altro. Vedi, con lui la musica è sempre la stessa. Tecnicamente perfetta, ma senza variazioni. Invece tu sei un vulcano. Sei sempre imprevedibile. Non so se mi spiego. Grazie. Di cosa? Hai mai visto la famiglia Bradford? Qualche volta. E ricordi l'episodio in cui Greg e Peter giocano a pallone in casa loro e rompono una lampada? Allora cercano di nasconderla, ma la mamma torna a casa e scopre l'accaduto. Allora Greg si prende tutta la colpa anche se era stato Peter. L'hai visto questo? No. Oh, ma è stato grandioso, davvero forte. Adoro certe cose. Il modo in cui i fratelli fanno sempre tutto insieme. Io non ho mai avuto fratelli né sorelle. Di un po' te lo saresti mai aspettato? No. Non me lo sarei aspettato. Ehi, lottiamo! Su, ci divertiremo, proprio come l'incredibile Hulk alla televisione. Avanti, in piedi, bello! Non lo voglio fare. Oh, alzati! Ti farai un po' di muscoli. Katie, ho un problema. Non riesco a trovare una persona che abbia abbastanza voglia di spedirmi al creatore, perciò... Ecco, spero che tu possa aiutarmi a scoprire l'individuo giusto. La persona che è stata designata a scaricare quella carica di energia o di estasi o qual... Estasi. Sai una cosa? Noi non possiamo proprio aiutarti in questo senso. Sono convinta che tu abbia sbagliato casa. Oh, no. No, questo non è possibile, te l'assicuro. Dimmi, Katie, cosa pensi di me? Penso che sei uno stronzo. Sì, ma a parte questo. Cosa? Voglio dire, non pensi che io abbia un certo fascino, Katie? Una specie di... come definirlo? Il fascino del poco di buono. Ora ti dirò quello che penso di te. Ti trovo davvero molto attraente.
Hai attorno un alone che ti distingue dalle altre. Una carica di sensualità e di calore umano. Devo ammetterlo. Non è facile resistere a tutte queste cose. Katie, noi possiamo arrivare all'estasi. Tu sei davvero strano, lo sai. So cosa stai cercando di fare. Credi di avere il diritto di entrare qui e di sconvolgere la mia famiglia solo perché la tua esistenza è corrotta? Stai liberando la tua vera essenza, Katie. Ah, vaffanculo. Non mi fai paura. Stai abusando della mia pazienza, figliola. Senti, se hai tanta voglia di farla finita, perché non prendi la pistola e non ti spari da solo? Perché non è così che deve succedere. Ok, Travis. Lo farò io per te. Dammi la pistola. Sarai all'altezza. Non ti preoccupare. Ti spedirò nel regno dei cieli. Fa attenzione, potrei obbligarti a farlo. Non lo farai. Non lo farai perché sai che premerò il grilletto. Ti credo sulla parola. Allora dammela e facciamola finita. D'accordo. E adesso fallo, coraggio. Fallo. È quello che vogliamo entrambi. Cosa diavolo stai aspettando? Mi chiedo se ci sia qualcosa di vero in quello che ci ha detto la nostra Katie. Cosa? Il fatto di educare i figli a diventare dei perdenti. Oh, non dire sciocchezze. Cosa c'è di sbagliato nell'avere dei figlioli con la testa sul collo e anche ben educati? Potrebbero essere talmente educati da non avere più il coraggio di fare altre cose e così sarebbero passivi e perdenti. Lloyd, è una sciocchezza. I ragazzi ben educati non sono dei perdenti. Oh, no, non ne sono più tanto sicuro. No, non dire queste cose, Lloyd. Pensaci solo un attimo. Come definiresti un vecchio di 26 anni che non ha mai avuto una donna? No, che modo di parlare! Che cosa mi dici di un ragazzo così timido che a momenti si dissolve nel letto? Oh, basta! È ora di smetterla, Lloyd. Non so cosa pensi tu, ma io non trovo giusto incoraggiare un comportamento spregevole nei propri figli. Perché per te è spregevole? Fischiare e urlare alle partite o cantare negli ascensori? Ma Lloyd... Voglio dirti una cosa. Se è tutto qui, dovevamo usare dei metodi molto meno rigidi. Lloyd, lo sai cosa stai dicendo? Buon Dio, sta accadendo, sta accadendo. Sapevo che sarebbe successo. Ma che cosa? Di che diavolo stai parlando? I peccati commessi dai genitori ricadono sui figli e tu ti stai comportando come lui. Ma come chi, mamma? I geni si sono trasmessi. Cosa? Mio padre? Pensi che io mi comporti come lui? Andiamo, mamma, ma certo che mi comporto come lui. Hai voluto tu che lo prendessi ad esempio. Era una persona onesta e degna di rispetto, no? Non esattamente. Cosa vuoi dire con non esattamente? Ho sempre pensato che tu avessi preso determinate cose da lui. Forse era qualcosa nei tuoi occhi o nella tua voce. Non ero sicura. Ma adesso Dio mi sta punendo per il mio errore. Mamma, ora devi dirmi di cosa stai parlando, però. Ero sposata con tuo padre. Con John Whitmore da solo un mese. C'erano degli operai che costruivano un muretto nel nostro giardino. Un giorno, quando John era al lavoro, notai uno di loro, Garth Bogner. Un uomo volgare, grossolano, ma così sensuale e così pieno di ardore. Io avevo solo 19 anni ed ero ancora ingenua e mi sono lasciata travolgere senza far niente per impedirlo e così... 9 mesi più tardi sei nato tu. Stai per caso dicendo che mio padre... Io non lo so. Credo. E hai aspettato 51 anni per darmi questa bella notizia, mamma? Non te lo potevo dire, Lloyd, né a te né ad altri. Volevo farlo, ma non potevo permettere che John lo scoprisse. Ti prego, cerca di capirlo. Vedi, quell'uomo là sopra assomiglia a Garth e si comporta come lui. È stato come se lo rivedessi.
È tutto così strano che sia solo una coincidenza. So che Dio lo ha mandato qui per punirmi e per trascinare tutta la famiglia all'inferno. 51 anni. D'accordo, forse ho sbagliato non dicendoti niente, ma ti prego. Mai un accenno. Lloyd, ascoltami, dobbiamo resistergli a tutti i costi. Oh, finisci la mamma! Non lo ha mandato Dio. E nessuno ci sta trascinando all'inferno. Un muratore? Beh, se questa è tanto grave per te, Lloyd, mi dispiace. Non ti preoccupare, mamma. Non lasciare che io rovini le vostre vite, ti prego, figliolo. Va bene. Vieni qui con noi, tesoro. Caroline. Adesso guarderai con odio tuo marito perché non ha avuto abbastanza sangue blu nelle vene, vero? Shh. Guarda. Ora sento l'estasi. Sta arrivando. Ci travolge in questo atto sublime. Il cielo si sta aprendo. Si apre. La luce. Adesso la vedo. Ah! Ah! Lloyd, Lloyd, Lloyd. Questa volta non te la caverai tanto facilmente. Pensi davvero di poterlo fare? Scusa se ti interrompo, ma... è scarica. Non mi credi, forse? Controlla, premi il grilletto. Che ti succede, Lloyd? Premi il grilletto. Chiudi quella boccaccia! Farai meglio a spararmi. Potrei saltarti addosso. Attento, Lloyd. Hai una mosca sul naso! Su, su, avanti! Ridi un po'! Tu hai una missione da compiere, amico. Sta zitto! Non sei altro che un povero mollusco, guardati. Sto indietro! I Whitemoor non hanno fegato, non è vero? Sta zitto! Ma Katie, forse è l'unica tra tutti voi che abbia un po' di spina dorsale. Diordis! Mi hai mancato. Tu figlio di puttana, mi hai mancato! Gracias.
È morto. Che diavolo sta succedendo qui? Oh, mio Dio. Travis. Ma questo non era in programma. Lloyd, dobbiamo chiamare la polizia. Stronzi. Non dovevate fare sul serio. Lloyd, la polizia. Oh, Cristo, non credevo che sarebbe finita così. Forse è meglio che tu venga con me. Ted, cosa stavi facendo? Oddio, oddio, Travis! Ero lì. Fluttuavo in alto verso la luce. Gli angeli, la musica. E lui era lì. Dio grande della vita. E ha toccato la mia faccia. E io ho sentito l'estasi. E quando ero pronto per il grande orgasmo cosmico, sapete cosa mi ha detto? Ti credi pronto? Non è ancora giunta la tua ora. Non è ancora la mia ora. Oddio. Ehi, ascolta, Lloyd. Io ti devo ringraziare. Grazie a te non avrò mai più paura. Sei un vero amico. Grazie, Whitmore. Siete i migliori. Katie. Allora, che ne dici, Lucy? È il caso di levare le tende e togliere il disturbo? Sei uno stronzo. Ci rivediamo l'anno prossimo, eh? Buon Natale. Buonasera. Dominus vobiscum. Ehi, 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 Lloyd, ti ho riportato il tavolo. State tutti bene? Sì, va tutto bene. Quest'anno abbiamo anticipato il Natale. Non è vero, Lloyd? Sì, certo. Abbiamo avuto un po' di gente, tutto qui. Chi erano? Oh, un gruppo religioso di Beechwood. Gente davvero simpatica. Dico sul serio. Ehi, su, accomodati, Rogue, tu e il tuo nasone. Sempre allegro, eh? Ecco fatto, mettiti a sedere qui. Direi che ora ci vuole un goccetto, eh? Che ne dici, Caroline?
Beh, io non posso trattenermi a lungo. Ehi, non dire stronzate, Roger. Tu non ti muovi di qui. Questo sarà il più bel Natale di tutto il fottuto quartiere. Ehi, potremmo anche farci un giro di strip poker. Che ne dite, ragazzi, Thank you.